Ecco a voi i segreti reali, quindi la piramide delle priorità per bruciare grasso. Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Il Trainer, coach online. Se ancora non l'avete fatto, è gratuito, non vi chiederò neanche un centesimo. Iscrivetevi qui sotto al canale, lasciatemi un bel like al video se il contenuto potrà esservi d'aiuto. Io credo veramente che un video di questo tipo abbia un valore inestimabile, perché può permettere a chiunque di capire in modo molto semplice su cosa deve concentrarsi, che sia per dimagrire o per mettere massa. In questo video mi concentro sul perdere grasso, quindi bruciare realmente grasso e mettere in pratica le cose fondamentali per riuscire ad ottenere questo risultato. Dopo anni che lavoro in questo settore mi sono reso conto che certe volte mi è capitato che sono bastate dei consigli così per far perdere anche dei chili a persone che non seguivo direttamente con il mio servizio di coaching, e credo che questo sia veramente grandioso. Quindi ascoltiamo attentamente e iniziamo con questa bella piramide. Vi lascio anche direttamente qui la piramide, che così possiamo consultarla in tranquillità. Allora, come potete vedere, dal basso verso l'alto si parte dal più importante, quindi proprio le fondamenta di questa piramide, fino a salire. Scusatemi, ma c'è il mio cane che sta provando a salire sul divano. Dai, su! Comunque, si parte dal basso. Il primo gradino è sicuramente il deficit calorico. L'ho ripetuto veramente centinaia di volte e continuerò sempre a ripeterlo. Cosa significa questo deficit calorico? Per i nuovi arrivati su questo canale, il deficit calorico è semplicemente mangiare meno rispetto alle calorie che il nostro corpo richiede, ok? Quindi chiaramente alla base ci sta il deficit calorico, quindi questo vorrebbe dire anche che se mangiamo schifezze, ma in quantità minore rispetto a ciò che il nostro corpo richiede, per assurdo possiamo dimagrire, e questo è vero. Ma il mio consiglio è sempre di mangiare anche sano, di mangiare cibi nutrienti, perché questo ci permette anche di restare in salute mentre dimagriamo, e soprattutto ci permette di mangiare anche più quantità di cibo, proprio da un punto di vista anche di tempistica, di pasto, restando però anche in deficit calorico, ok? Se proviamo a pensare ad esempio alle calorie della frutta, spesso si consiglia la frutta appunto perché questa ha una densità calorica molto bassa, di conseguenza contiene poche calorie per 100 grammi, perché contiene anche parecchia acqua, vitamine, minerali, eccetera. Quindi il mio consiglio è deficit calorico alla base, quindi prima cosa assolutamente da fare, regolare correttamente l'alimentazione, macronutrienti, eccetera, e introdurre anche cibi possibilmente sani per la maggior parte del vostro tempo. Al secondo scalino troviamo l'introito proteico, anche questo è veramente molto importante, ok? Introdurre una quantità di proteine adatta al vostro obiettivo è veramente importantissimo. Io consiglio sempre almeno 1,5 grammi per chilogrammo di peso corporeo per le donne di proteine, ok? Chiaramente qui stiamo parlando di bruciare grasso, quindi questo è un almeno, si può anche andare oltre, ok? E per gli uomini almeno 2 grammi per chilogrammo di peso corporeo di proteine. Chiaramente non mi riferisco a soggetti obesi, perché se un ragazzo pesa 180 kg o 150 kg è sconsigliabile andare a assumere 300, 350, 400 grammi di proteine, ok? Perché altrimenti non gli resterebbero più le calorie per i grassi e i carboidrati. A quel punto, su soggetti veramente obesi che comunque pesano troppo, il consiglio è di immaginarsi un peso ideale, al quale vorrebbero arrivare, e a quel punto moltiplicare quel valore per 2, per 2,5, eccetera, eccetera. Dipende sempre chiaramente dall'obiettivo. Qui stiamo parlando in termini generici, però comunque l'introito proteico, come potete vedere, ha un'effettiva importanza sulla perdita. Oltretutto ci rende anche molto più sazi, ok? Perché se noi mangiamo più cibi proteici, quindi quando mangiamo, non lo so, una bistecca, del pollo, dell'albume, le uova, eccetera, eccetera, comunque ci sentiamo più sazi per più tempo, perché le proteine hanno proprio questo potere saziante. Al terzo gradino arriva il bello, quindi allenamento muscolare, ok? Che significa allenamento contro resistenze. Potrebbe essere allenamento di calisthenics, potrebbe essere allenamento con i pesi in palestra, potrebbe essere allenamento a corpo libero con due manubri a casa, quello con cui vi trovate meglio. Potrebbe essere crossfit, potrebbe essere corsi di funzionale che fanno nella vostra palestra, quello che volete. L'importante è comunque dare un allenamento muscolare. In questo caso io consiglio sempre da un minimo di 2-3 sedute a settimana fino a 4 sedute, almeno se siamo agli inizi, ok? Non partiamo già direttamente con 6 sedute. A mio avviso
per i principianti le sedute ideali sono dalle 3 alle 4 sedute, ok? Quindi l'allenamento muscolare ha un'importanza parecchio elevata, ma dobbiamo sempre ricordarci che mentre ci alleniamo non stiamo dimagrendo, ok? Questo è un concetto sempre a cui ci tengo, ovvero non dobbiamo fissarci sulle calorie che bruciamo, bensì dobbiamo fissarci sull'assetto metabolico che riusciamo a creare e soprattutto sul costruire muscolo e costruire forza mentre ci stiamo allenando. Questo ci porterà effettivamente anche ad aumentare il metabolismo, sebbene di poco, ma comunque ci aiuterà sotto quel punto di vista, e soprattutto a bruciare anche più calorie mentre siamo a riposo. E questo è veramente un concetto importantissimo da ficcarci in testa. Come quantità di seduta di allenamento io consiglio di fare almeno un'oretta di allenamento. Poi c'è chi magari preferisce anche spezzettare durante la settimana con più allenamenti da mezz'ora, e questo anche va assolutamente bene. L'importante è che sia sempre ben strutturato. Se fate sui 3 allenamenti a settimana, vi consiglio delle full body. 4 allenamenti a settimana potreste fare anche upper, lower e 2 full body, ad esempio, in modo comunque da stimolare i muscoli in multifrequenza, quindi più volte a settimana. Evitate di iniziare, a mio avviso, in monofrequenza, quindi allenare il muscolo una volta a settimana, perché soprattutto all'inizio le persone hanno poca percezione dei propri muscoli, e con il tempo, con la pratica, col cambio schede, con l'andare del tempo, che riusciremo a migliorare questa percezione. Quarto gradino della piramide è sicuramente il sonno, che è veramente anche questo molto molto importante e spesso sottovalutato. Ho pubblicato anche degli studi su Instagram che dimostravano dei gruppi di persone sostanzialmente erano stati messi alla prova, e c'era chi dormiva magari 3, 4, 5, 6 ore a notte, chi dormiva dalle 7 alle 9 ore a notte, e soprattutto di qualità, ed è stato dimostrato che quelli che dormivano di più e con più qualità mantenevano più facilmente la propria massa magra. Di conseguenza questo ha sicuramente un impatto chiaramente molto importante sul dimagrimento, anche perché se noi immaginiamo che la notte comunque è un terzo più o meno della giornata, perché abbiamo 24 ore al giorno, di conseguenza questo capiamo che già da un punto di vista di tempistiche ha un impatto molto importante. Quindi quello che consiglio io è sempre un riposo adeguato e un riposo di qualità, perché come vi ricordo sempre, i nostri muscoli non crescono mentre ci stiamo allenando in palestra, ma crescono con il riposo, parte sempre fondamentale dell'allenamento. Eccoci arrivati in cima, quindi nell'ultimo gradino, e qui c'è il cardio. Molti si incazzeranno sicuramente, perché so bene che quando dico che il cardio non è necessario per dimagrire, in tanti mi dicono che io demonizzo il cardio, che io sostanzialmente continuo a non dire la verità. Invece in realtà non è così. Il cardio principalmente cosa fa? Sicuramente migliora il nostro sistema cardiovascolare, ed è questo un parametro molto molto importante. Sicuramente aiuta anche la nostra mente, perché comunque ci dà anche un alleviamento dallo stress. Io il cardio ad esempio me lo tengo sempre una o due volte a settimana, quindi non sto dicendo che non sia assolutamente importante. Ci ho fatto anche un video a riguardo, ve lo metto qui sopra, che così se volete andare a vedervelo è veramente molto molto interessante e spiega perché bisogna dare priorità all'allenamento muscolare piuttosto che al cardio. Quindi sicuramente il cardio è ottimo, non dirò mai e poi mai di non fare del cardio, che sia camminate, che sia corsa, che sia andare in piscina, che sia andare in bicicletta, quello che volete. Ma la cosa importante da capire è che il cardio non è fondamentale ai fini del dimagrimento. Se vi faccio un esempio che circa 3 gocciole, 3 biscotti di questo tipo hanno più o meno 200-250 calorie, ok? Se io mi faccio anche un'ora di corsa al giorno, posso andare a bruciare intorno alle 480-500 calorie, nel mio caso che peso 80 kg. Chiaramente poi dipende sempre dal soggetto. Questo significa che se io mi mangio 6 biscotti, sostanzialmente sono già uscito dalle calorie che io ho bruciato in un'ora. Quindi 6 biscotti mi hanno distrutto circa un'ora di corsa. Chiaramente adesso non facciamo troppo puntigliosi sul calcolo, ma di base questo è. Quindi è importantissimo capire, adesso togliamo anche la piramide, è importantissimo capire che è fondamentale concentrarci sull'alimentazione in base anche alla piramide che vi ho fatto prima, perché è molto più facile tagliare 500 calorie, 300 calorie al giorno tramite l'alimentazione piuttosto che andare a tagliarle dovendo andare a correre. Io vi consiglio che, secondo il mio punto di vista, se volete fare un percorso fatto come si deve, incominciate ad alimentarvi correttamente seguendo un piano personalizzato, mi raccomando. Non facciamo diete fai da te se non conosciamo la materia. Un allenamento muscolare, quindi se investite 3-4 ore, e investite, non lo dico a caso,
della vostra settimana per allenarvi, investite nel suo allenamento muscolare, che vi aiuterà sicuramente a essere più tonici, ok? E di conseguenza seguite la piramide che vi ho appena dato. Spero con questo video di avervi dato un aiuto per continuare a progredire sul vostro percorso, magari per chi vuole iniziare ad iniziare. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi qui sotto al canale, è gratuito, non vi chiederò neanche un centesimo e ci vediamo presto in un prossimo video.